Finalmente riesco a dirvi bentornati sul canale, perché è un po' di tempo che non ci vediamo. Come vanno le vostre letture? Sono positive? Sono neutre? Non vi stanno piacendo? Insomma, fatemelo sapere nei commenti. Già l'ho detto agli amici di Instagram che in questo periodo sono stata presissima sul fronte scrittura e dato che ancora non ho imparato a leggere e scrivere contemporaneamente, ho trascurato la lettura, o meglio, ho letto parecchio, ma ho letto quello che ho scritto io, perché con il mio manoscritto, nuovo manoscritto, che è un giallo, sono arrivata alla sesta stesura. E quindi ho iniziato a inviarlo a una serie selezionata di case editrici. Quando dico selezionata intendo che ho fatto prima dell'invio un'analisi dei cataloghi e chiaramente ho cercato di privilegiare le case editrici delle quali conosco qualcosa, ho letto qualcosa e ho ben presente la linea editoriale. È un discorso che in questo periodo ho fatto anche su Instagram e credo che potrebbe risultare interessante soprattutto per quegli autori emergenti / esordienti come la sottoscritta. Non che io abbia chissà quale esperienza, perché è un paio d'anni che ho iniziato a inviare i miei lavori, cioè lavori di narrativa scritti a mio nome, e quindi dal basso della mia esperienza, però qualche consiglio mi sento di darlo. Se l'argomento interessa, scrivetemelo nei commenti, perché vorrei fare proprio un video dedicato, o meglio una piccola rubrica proprio dedicata a questi consigli. Consigli, attenzione, non vogliono essere niente che raccontarvi quella che è la mia piccola e micro esperienza. Ma bando alle ciance, questo è un cappello introduttivo un po' per spiegare il fatto che sono stata lontana questo mese, ma sono riemersa perché la lettura, rilettura e stesura, ristesura, sesta revisione, eccetera, mi hanno portato via tanto tempo, tempo soprattutto serale, che ho sottratto alla lettura, anche perché ho sviluppato una sorta di idiosincrasia, non lo so come la vogliamo chiamare, cioè avendo letto tanto e revisionato tanto il mio testo, tendo a vedere errori ovunque, nei testi, poi nei libri, e quindi ho sviluppato un occhio un po' più critico e chiaramente un pochino più distratto a quella che è la trama che vado appunto a seguire. Ma bando alle ciance ulteriori, passiamo al libro di oggi, ovvero Il Palazzo delle Ombre. Il Palazzo delle Ombre è scritto da un autore francese che vive adesso attualmente in Alta Savoia e che ha pubblicato molti libri, perché poi ho letto il retro di copertina e ho trovato molti titoli. Vi devo dire subito una cosa, io sono sicura che se mi capiterà leggerò altro di questo autore, e quindi voi direte: il libro ti è piaciuto? Sì, nel senso che la trama indubbiamente mi ha coinvolto molto, è uno di quei libri che io ho trovato particolarmente immersivi e quindi dove comunque siete abbastanza trascinati dalle pagine e dalla trama. Ma quello che mi ha fatto di più apprezzare questo libro è stata l'atmosfera, è stato il mood, che è molto vicino ai romanzi di Zafon. Quindi se come me siete fan accaniti di Zafon, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente e che se non ci avesse lasciato ci avrebbe regalato altre perle e altri libri bellissimi, questo libro non potrà non piacervi, e io ve lo dico, ve lo sottoscrivo, fatemi firmare, ve lo dico senza indugi, perché le atmosfere sono proprio quelle, in quanto tutto gira intorno a un libro, o meglio un manoscritto, perché il protagonista è figlio di uno scrittore, un artigiano di marionette, quindi già il fascino di questa ambientazione parigina negli anni 70 con questo negozio dove il protagonista lavora. Ma il protagonista è anche il figlio di un famosissimo scrittore, il quale gli lascia una lettera che lui aprirà una volta morto il padre, e questa lettera lo porterà appunto su un manoscritto. Tutto il libro è incentrato intorno a questo manoscritto, per cui non vi posso dire nulla, e c'è anche un po' di romance, che però non è
l'unico elemento, assolutamente, un elemento di contorno, ma comunque c'è. È un libro scritto in prima persona, quindi è proprio il protagonista che vi racconta tutta quanta la vicenda e nel romanzo entra tantissimo il cimitero del Père Lachaise a Parigi. Un cimitero che io ho visto nel 2003, sì, quando sono stata a Parigi, e che mi è piaciuto tantissimo. Ho fatto tante foto, tanti video, proprio perché queste ambientazioni gotiche mi sono piaciute tanto. È sicuramente un romanzo questo dalle vibes gotiche, indubbiamente. Per cui non si parla di un romanzo gotico, ma è un romanzo un po' come quello che ho scritto io, dove sono appunto le atmosfere che richiamano i romanzi gotici. E sono le storie che mi piacciono di più, se no non avrei neanche scritto una storia simile. Questo libro ha proprio delle atmosfere che richiamano moltissimo il romanzo gotico. Sarà anche questo averlo in qualche modo raccontato con tanti riferimenti al cimitero di Parigi, al Père Lachaise, che se non l'avete ancora visitato, fatelo, cioè inserite, se andrete a Parigi, anche il cimitero di Père Lachaise, perché è una vera chicca. E quindi sicuramente, tra l'altro, è anche abbastanza breve perché parliamo di 220 pagine, quindi veramente un romanzo adatto anche a chi, lo dico sempre, lo ripeto, anche a chi, proprio in virtù anche dei personaggi che non sono molti, anche a chi in questo periodo magari non ha voglia, non ha la concentrazione adatta per infilarsi in storie complicate, in storie magari con tanti personaggi più impegnative. E poi sicuramente anche un libro immersivo. Ho letto un po' di recensioni poi, qualcuna diceva sì, ma all'inizio sembra essere un po' lento. Io sinceramente non l'ho trovato lento, l'ho trovato però molto raccontato. E adesso c'è un po' la tendenza a privilegiare lo show don't tell, ma io sono un po' della filosofia vecchia maniera, sono un po' della vecchia scuola, nel senso che secondo me un libro dovrebbe raccontare anche parecchio. Non solo far vedere, perché se dobbiamo solo vedere, allora ci vediamo un film. Però un libro dovrebbe anche lasciarci delle suggestioni, dovrebbe anche lasciarci qualcosa che ci accenda un po' qualche lampadina di riflessione, dovrebbe magari anche insegnarci a volte qualche termine nuovo, qualche espressione nuova. Lo sentiamo sempre dire, io sono convinta che chi vuole scrivere deve leggere tanto, però voglio dire, non si può limitare a leggere delle sceneggiature, perché se no, ripeto, per quello ci sono i film. Mio modestissimo parere, per carità, voi fate come volete e ognuno è liberissimo di leggere quello che vuole, io non sono assolutamente pro e contro a nulla, basta che si legga. Però, ripeto, posso capire che magari un libro un po' più raccontato rispetto che un pochino più visivo possa, secondo quello che è il gusto un po' e la tendenza attuale, non entusiasmare o comunque risultare un po' lento, però non è questo il caso mio in considerazione appunto a questo romanzo. I personaggi sono abbastanza ben centrati, forse il protagonista l'ho trovato un po' tanto malinconico. Sì, direi che è un libro agrodolce, ha questa sottile vena un po', sì, un po' agrodolce, anche se però il protagonista, che comunque segue uno schema molto classico, cioè qui veramente c'è il viaggio dell'eroe, nel senso proprio più classico, però considerando queste atmosfere che richiamano il romanzo gotico, non possiamo che non dargli un bel 8, direi, un 8 su 10. Mi pare di avervi detto tutto. E noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!